Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Luci e ombre della Chiesa Apostolica e della Chiesa di oggi. Questo è lo studio numero 8, la prima parte. E il titolo è il seguente: La Chiesa tra filosofia e impero. Leggiamo i due testi di riferimento, Colossesi 2:8. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Atti 5:29. Ma Pietro e gli altri apostoli risposero: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Sintesi dello studio. Fratelli e sorelle, la Chiesa opera in mezzo alla società di cui è il sale, il lievito e la luce, ma deve difendersi dall'influsso negativo di questa società. I due colossi che sfidano la Chiesa nel secolo apostolico sono la cultura greco-romana e l'impero. Ma la difesa della Chiesa consiste nel riaffermare i suoi eterni principi. Purtroppo, con il passare del tempo, la Chiesa, indebolita dall'apostasia, lascerà la posizione assunta al tempo apostolico, che è l'unica da tenere. Si allierà all'impero, addirittura lo cavalcherà, sostituendolo. Quanto alla cultura, alla filosofia, si può dire realisticamente che prenderà il posto del Vangelo, lasciandogli solo una funzione assolutamente marginale, di pura facciata, del tutto apparente. Studieremo la storia di questa decadenza teologica nel secolo apostolico nel corso dei secoli per esaminare la situazione della Chiesa di oggi. Fin qui la sintesi dello studio. Il pastore Visigalli continuerà ora con la sua esposizione. Filosofia, astrologia, magia. Nel mondo culturale del primo secolo è difficile separare la filosofia dall'astrologia e dalla magia, dalla superstizione e dalla religione. Nel mondo occidentale, come sappiamo, la filosofia è nata in Grecia. I romani, gente dallo spirito pratico e poco portati alla speculazione, non furono mai capaci di sviluppare una filosofia propria e si accontentarono di seguire quella greca. Mentre i greci avevano speculato sull'essere e sulla Repubblica ideale, i romani agirono sugli esseri umani e costruirono la loro Repubblica reale. Alle idee anteponevano i fatti. È il diritto la vera filosofia di Roma. Possiamo dire, tuttavia, che la filosofia era arrivata a supporre un Dio unico
e creatore, sebbene questo concetto fosse confuso in mezzo a molte altre idee pagane. Uno sforzo per avvicinarsi alla verità rivelata dalla religione di Israele, in un primo momento, e poi dal cristianesimo, fu compiuto dalla filosofia che, anche se seguita da una minoranza, divenne l'alternativa al paganesimo popolare. Una breve carrellata nella filosofia, vi avverto che è un po' noiosa, ma lo dobbiamo fare. Socrate, che visse dal 470 al 399 avanti Cristo. Socrate cosa insegnava? Supponeva un legislatore supremo delle leggi non scritte ma eterne e universali che regolano la nostra coscienza, cioè Dio. Gli dèi sono potenze inferiori al Dio supremo, perciò secondarie. Egli insegnava però che il dovere del popolo era di adorare gli dèi secondo le leggi dello Stato. Credeva alla divinazione e agli oracoli e da buon greco prediligeva quello di Delfo. Platone, che visse dal 427 al 347 avanti Cristo, insegnava che al di sopra di tutti gli dèi sta il Dio uno, eterno, invisibile e padre dell'universo. Egli, Platone, pur non credendo agli dèi del popolo, vuole che sia mantenuto in piedi il culto religioso popolare, ritenendolo indispensabile per lo Stato e le grandi masse dei cittadini privi di cultura scientifica. Quindi, ecco, la concezione del Dio eterno e invisibile era una concezione elitaria, cioè di pochi sapienti o creduti tali. Platone giudica con molta mitezza perfino le più mostruose aberrazioni morali e la schiavitù. Aristotele è l'altro filosofo che con Socrate e Platone formava la triade più importante dei filosofi greci, che visse dal 384 al 322 avanti Cristo. Aristotele concepisce Dio come pura energia, come attività in modo assoluto e come la fonte prima di ogni vita. Dio è al di sopra della scala di tutti gli esseri, nella zona celeste, ma è un Dio estraneo al mondo, è indifferente alla tragedia umana, è amato senza amare. Come si vede, il Dio di questa triade, fratelli e sorelle, non è neanche lontanamente paragonabile al Dio della Bibbia. Ma scherziamo. A Roma, la dottrina filosofica che mise più radice fu quella stoica, appunto per il suo indirizzo pratico, perché i romani non sono mai stati degli speculatori, gente pratica, guerrieri, soldati, generali, conquistatori, costruttori, ma speculatori no. E allora accettano volentieri questo stoicismo, appunto per il suo indirizzo pratico, lo ripeto. Zenone di Cizio, Cipro, era nato nel 340
avanti Cristo e morì nel 260 circa avanti Cristo. Fu il fondatore della scuola stoica. L'idea che egli ha di Dio è quella di un essere giusto, buono, intelligente e eterno. Certo, gli stoici, di fronte agli insegnamenti della triade Socrate, Platone, Aristotele, gli stoici avevano fatto un passo in più, ritenevano Dio giusto, buono, intelligente e eterno. E poi insegnavano: tutto quello che accade è opera del destino, che deve avere la sua ragione d'essere, perché Dio non può sbagliare. Perciò bisogna accettarlo. Tre sono le idee principali dello stoicismo. La prima: Dio è uno e sovrano. La seconda: Dio è dappertutto ed è uguale al destino. Terza: bisogna sottomettersi al destino e non essere attaccati alla vita. Gli stoici erano itineranti, vivendo di poco e predicando le loro teorie. Poi c'è Epicuro che visse dal 342 al 270 avanti Cristo. Per Epicuro gli dèi invece sono così tanto lontani dagli uomini da non poter occuparsi dei loro dolori o dei loro peccati. Per questo non hanno bisogno di sacrifici e non rispondono alle preghiere. Epicuro non crede alla creazione né alla provvidenza. Poi c'è Pirrone, contemporaneo di Aristotele, fondatore dello scetticismo, una reazione allo stoicismo e all'epicureismo, una corrente filosofica che negava ogni possibilità di conoscenza. Per concludere, finalmente, la nostra breve carrellata filosofica, un'altra corrente sorta anche in Grecia e che fiorisce in Roma per opera di Filone di Larissa, e fu l'eclettismo, che consisteva nella conciliazione di tesi e di correnti diverse, anche contrarie. Ecco qua in breve panorama della filosofia del primo secolo. Posizione della Chiesa cristiana verso la filosofia. Ognuno vede, fratelli e sorelle, l'enorme differenza, ripeto, tra il messaggio della filosofia e quello del cristianesimo. Il primo, vago, pessimistico, freddo, lontano dalla realtà dell'uomo, toccava solo il cervello e lasciava vuoto il cuore. Il secondo, cristianesimo, preciso, pieno di speranza e di calore e di misericordia, realistico, che si occupa delle necessità spirituali dell'uomo, delle sue necessità intellettuali e materiali. Il primo, quello della filosofia, è un messaggio che si rivolge a un'elite di iniziati. Il secondo, quello del cristianesimo, è un messaggio universale per tutti. Basterebbero i seguenti punti per mostrare tutta la differenza e l'utilità del cristianesimo su paganesimo, filosofia, astrologia e magia. 1. Un solo Dio, creatore del cielo
e della terra e di ogni cosa e dell'uomo. Dio è buono e il Padre di tutti. 2. Dio rivelato in Cristo, un concetto estraneo alla filosofia del primo secolo. Cristo è morto per salvare l'uomo e rivela l'essenza del vero amore, che è altruismo e misericordia. 3. Culto semplice e spirituale. Niente sfarzo, niente chiasso, niente baldoria come nel culto pagano. Sono riunioni serie quelle dei cristiani, semplici, pieni di raccoglimento. 4. Tutti gli uomini sono fratelli. Se Dio è nostro padre, tutti gli uomini sono fratelli, patrizi e plebei, e schiavi, romani e stranieri. Un concetto che non andava giù ai romani. Ma come? Io che sono patrizio devo considerare il mio schiavo come mio fratello, come un mio uguale? Ma è una pazzia! E sarà proprio questa pazzia, fra virgolette, che farà cadere l'impero romano e il paganesimo. 5. Amare i nemici. Se è sempre stato un comandamento difficile, e lo è tuttora evidentemente, un comandamento difficile da mettere in pratica, figuratevi per il mondo romano, basato sulla forza brutta, sull'odio e sulla vendetta. Erano sentimenti, ripeto, inconcepibili per i pagani. 6. Autostima. La santificazione è l'obiettivo del cristiano. Il suo corpo è tempio dello Spirito Santo. Intemperanza, impurità, menzogna, odio, il peccato, insomma, è il nemico del corpo e dell'anima. L'uomo deve elevarsi, non degradarsi. 7. La vita eterna. Il pagano non è molto interessato alla vita ultraterrena. Sta bene qui il pagano. Il cristianesimo no. Il cristiano è in attesa di nuovi cieli e di una nuova terra nei quali abiterà la giustizia, quando non ci sarà più il peccato. Il Figlio di Dio è morto per tutti. Se si crede in Lui, si ha la vita eterna. Cari fratelli e sorelle, il mondo culturale romano si rendeva certo conto della enorme superiorità della nuova religione, la temeva e contribuì a perseguitarla. Purtroppo dalle epistole possiamo capire che non tutta la Chiesa era compatta contro il pericolo costituito dalla filosofia. Abbiamo parlato la volta scorsa di tutte le eresie che erano entrate nella Chiesa. Basterebbero però le parole di Paolo ai Colossesi e a Timoteo a fare capire la ferma posizione della Chiesa. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Colossesi 2:8. E poi Prima Timoteo 6:20-21. O Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni
di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. Attenzione alla falsamente nominata scienza. È un po' un abuso di titolo. La vera scienza avvicina a Dio, quella falsa la allontana da Dio. Fratelli e sorelle, ci saranno sempre, sempre, fino alla fine, uomini e donne nella Chiesa che perderanno la fede per essersi lasciati andare alla tentazione filosofica. Un tentativo, dobbiamo dirlo, un tentativo fu fatto da Paolo, uomo di cultura, oltre che missionario, evangelista, teologo, eccetera. Un tentativo fu fatto da Paolo nel discorso agli ateniesi di gettare un ponte tra filosofia e cristianesimo. Ma sappiamo che fallì. L'apostolo colto si lasciò andare usando la sua cultura e fece un bellissimo discorso riportato nel capitolo 17 degli Atti, che toccò il cuore di alcune persone che accettarono Cristo, ma lasciò freddi sia stoici e sia epicurei presenti. Perciò a Corinto cambiò tattica evangelistica e ce lo confessa nella sua prima epistola ai Corinzi al capitolo 2 al versetto 1 e 2. Infatti a Corinto l'apostolo ebbe il successo che non ebbe a Atene. Se avesse usato forse, ma la storia non si fa coi se o coi ma, se avesse usato la stessa tattica evangelistica predicando direttamente Cristo senza arrivarci attraverso certi discorsi che fece a Atene, oggi noi avremmo anche un'epistola agli ateniesi, ma non risulta che a Atene fosse fondata una chiesa, mentre il lavoro fatto dall'apostolo Paolo a Corinto ebbe come risultato una grande comunità. La Chiesa di fronte all'impero. Abbiamo visto la Chiesa di fronte alla cultura, vediamo adesso la Chiesa di fronte all'impero. La Chiesa rispetta l'impero, ne riconosce l'autorità, ma, attenzione, difende la sua libertà di azione, che è quella di predicare il Vangelo. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Luca 20:25 insegna Gesù. E Paolo scrive: non vi è autorità se non da Dio, e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Romani 13, da 1 a 4. Sì, però ascoltate il seguito. E ancora, esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni per tutti gli uomini. Il cristiano deve pregare per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta
in tutta pietà e dignità. 1 Timoteo 2, 1, 2. Un atteggiamento quindi assolutamente positivo verso l'autorità dello Stato. Tutte le accuse di lesa maestà rivolte contro i cristiani, quindi, erano gratuite, infondate, erano delle menzogne. I cristiani erano bravi cittadini, pagavano le tasse, erano persone pacifiche, pregavano addirittura per le autorità, pregavano per l'imperatore. Attenzione, per l'imperatore, non l'imperatore, che era adorato come un dio, il divo Augusto, perché il cristiano adora un solo Dio e ubbidisce prima di tutto alla legge di Dio. Per cui, quando si tratta di scegliere, sceglie il suo Dio e la sua legge e lo confessa apertamente. Ripeto, lo confessa apertamente. Bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Atti 5:29. Quando le leggi dello Stato entrano in conflitto con la legge di Dio e non hanno il diritto di farlo, il cristiano ubbidisce alla legge di Dio. Da qui le persecuzioni imperiali. Forse ci sarebbero state meno persecuzioni imperiali e medioevali se le persone non avessero detto chiaramente: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini, come succede oggi, che si cerca di mettere d'accordo la propria coscienza inquinata dall'egoismo e dalla paura e dalla viltà con i principi dell'Evangelo di Cristo. Non può funzionare. La rivoluzione francese, con i diritti dell'uomo, erano di là da venire, come pure lo Stato di diritto e la libertà religiosa, figuriamoci. L'impero romano è la monarchia di ferro di Daniele 2, che stritola tutto quello che si oppone al suo volere. Non ci poteva essere che scontro tra l'impero e la Chiesa. Solo più tardi, la Chiesa, indebolita dall'apostasia, si illuderà di avere vinto l'impero al tempo di Costantino, inizio del IV secolo, figuriamoci. Sarà invece la sconfitta piatta della Chiesa, che diventerà a sua volta Chiesa imperiale, cioè inquinata dal potere, dalla politica. Diventerà la seconda parte dell'impero romano, quello della Roma papale, che per oltre 12 secoli, fino alla rivoluzione francese, a sua volta perseguiterà i dissidenti preriformatori, riformatori e post-riformatori, ma nel nome di Dio. Una vergogna, una macchia nella storia dell'umanità, un insulto alla Bibbia, un insulto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione. Torniamo al primo secolo e alla Chiesa di fronte all'impero. A quel tempo, meno male, la Chiesa non trattava, cioè non patteggiava, non scendeva a compromessi, come farà più tardi e soprattutto oggi. Fratelli e sorelle, quando si tratta
e si patteggia, si è già perduto in partenza la battaglia. Ne riparleremo nella seconda parte del nostro studio. Aggiungiamo solo questo, che non si possono applicare i metodi della politica e della diplomazia alle cose di Dio. È semplicemente assurdo. O si ubbidisce o non si ubbidisce, a meno che la trattativa, tra virgolette, diciamo così, dopo aver ribadito il concetto di diritto alla libertà, sia seguito dalla fermezza nell'ubbidienza. Però, fratelli, è raro che quando si patteggia, quando si discute, quando si cerca il compromesso, è raro, rarissimo, che alla fine si arrivi alla fermezza nell'ubbidienza. Anche l'impero, come la filosofia e il mondo della cultura in generale, si rendeva molto ben conto della forza del cristianesimo, una forza misteriosa che incuteva timore, si confondeva con la magia, perché la superstizione, voi mi insegnate, era di tutti, semplici e dotti. Anche i nostri bravi filosofi che abbiamo preso in considerazione erano anche loro superstiziosi, e l'impero ne aveva paura del cristianesimo, perché l'uso della forza, la costrizione, la persecuzione, fratelli e sorelle, non sono altro che confessioni di debolezza e di incapacità, nonché di paura. A Roma, sia imperiale che papale, Roma userà per secoli la forza brutale contro i cristiani, dissidenti, definiti sbrigativamente eretici, rivelando a tutti la propria debolezza e la propria paura. Conclusione. Per concludere, una lunga citazione di Elena White, tratta dal volume La speranza dell'uomo, pagine 455 e 456. Gesù replicò: rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Quelle spie si aspettavano che Gesù desse una risposta diretta alla loro domanda, o affermativa o negativa. Se avesse detto che non era lecito pagare il tributo a Cesare, lo avrebbero denunciato alle autorità romane per istigazione alla ribellione. Se avesse affermato che era lecito pagare il tributo, lo avrebbero accusato davanti al popolo di essere contrario alla legge di Dio. Perciò si sentirono confusi e sconfitti. I loro piani erano rovinati. La risposta di Gesù toglieva loro ogni possibilità di continuare sull'argomento. Gesù non rispose in modo elusivo, ma direttamente, prendendo in mano una moneta romana su cui erano impressi il nome e l'effigie di Cesare, disse che poiché vivevano sotto la protezione romana, dovevano adempiere il loro dovere nei suoi confronti, fino a che non fosse entrato in contrasto con un dovere più importante. Le parole del Salvatore, rendete a Dio quello che è di Dio, erano un rimprovero severo contro gli intriganti israeliti. Se essi avessero fedelmente adempiuto il loro dovere nei confronti di Dio, non sarebbero mai caduti sotto il dominio di una potenza straniera. Nessuna insegna romana avrebbe sventolato su Gerusalemme,
Nessuna sentinella romana avrebbe vigilato le sue porte, nessun governatore romano avrebbe governato dentro le sue mura. La nazione ebraica stava pagando le conseguenze della propria apostasia. Quando i farisei ebbero udito la risposta di Gesù, si meravigliarono e, lasciatolo, se ne andarono. Matteo 22, 22. Egli aveva biasimato la loro ipocrisia e la loro presunzione e contemporaneamente aveva riaffermato un grande principio che stabilisce esattamente i limiti dei doveri dell'uomo nei confronti delle autorità civili e di Dio. Così era stato risolto in modo definitivo un problema molto dibattuto. Anche coloro che non rimasero soddisfatti di quella risposta si resero conto che il problema posto implicitamente nella domanda era stato puntualizzato e si meravigliarono per la sapienza del maestro. Fin qui la sorella White. Fratelli e sorelle, vi è un'autorità infinitamente più importante delle autorità terrene ed è quella di Dio, onnipotente e onnisciente, al quale dobbiamo prima di tutto la nostra ubbidienza. Sì, quando l'autorità degli uomini entra in conflitto con quella divina, bisogna, come Pietro e gli altri apostoli, dire chiaramente: bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Il Signore ci aiuti a farlo. Amen.